lo criticano e poi lo rivogliono. Ragazzi miei, stiamo parlando, e questo sarà un video molto molto elaborato, perché andrà ad esprimere il suo parere su un eventuale ritorno di Massimiliano Allegri sulla alla panchina della Juventus. Juventus. Detto questo, vi saluto Ciao e ben ritrovati, immediatamente. ciao a tutti ragazzi. Avete capito a che cosa mi riferivo? Tifosi della Juventus che lo hanno criticato tanto e adesso farebbero carte false pur di riaverlo, visto quel che è successo negli ultimi 2 anni alla Ma Juventus. forse non è stato criticato solo dai tifosi della Juventus, eh? Iscrivetevi, attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche. Mi raccomando, fate la stessa cosa anche sul secondo canale YouTube. Non stavo pensando, dico, tu lo pubblico sul secondo Quello canale stava sul YouTube, set. canale parallelo, completamente parallelo di calcio a questo e non secondario. Ho sputato, trovate il link del secondo canale in descrizione oppure cliccando qui. Detto questo, io il mio parere già l'ho espresso. Ok. Mi riallaccio a quella che è l'indiscrezione di calciomercato, perché si sta parlando di un eventuale ritorno di Allegri alla Juventus. C'è chi dice Pirlo nelle prossime 2 partite, non mi veniva il Il termine. termine, verrà valutato perché c'è la partita col Torino e perché poi c'è il recupero col Con Napoli. Napoli, sì. Dovesse fare male, soprattutto con il Napoli, addirittura c'è chi parla di un esonero già in Immediato. questa stagione. Sinceramente non ne vedo il senso. Ok, ed è Tanto, quello cioè, che ho detto non vedo il anche io. senso di esonerare Pirlo a stagione in corso, che anzi è praticamente finita. A sto punto aspettiamo la Praticamente fine. no, 10 partite mancano, eh. Ok, però È un quarto quasi del la campionato. maggior parte della stagione però è andata. Diciamo Esonerarlo che. adesso non c'ha quasi senso. Aspettare, secondo me, la fine della stagione e programmare, decisamente programmare il futuro con calma e con serenità. Allora forse potrebbe essere una mossa un pochino più lineare. E ok, e però c'è appunto chi dice anche che dovesse fallire l'obiettivo Champions League, che è l'obiettivo ormai minimo per la Juventus, perché lo Sì. scudetto possiamo definirlo Andato. praticamente sfumato quasi, Andato. qualora non dovesse raggiungere almeno il quarto posto, la Juventus per il prossimo anno starebbe seriamente pensando, perché te vi è da ridere, proprio a Perché? Massimiliano, perché sembra una cosa assurda, beh? Sì, è una cosa assurda, Proprio a ma Massimiliano Allegri, e mi riallaccio perché voglio sapere il tuo parere. Tanti tifosi della Juventus che all'epoca lo criticarono al punto che poi società e allenatore non si trovarono più, diciamo, in accordi, perché ti rinfresco la memoria, sì. Allegri voleva ringiovanire, voleva cambiare tanto all'interno della Cambiare, Juventus sì. per il futuro. Certo. La Juventus invece, nei panni soprattutto dei Paratici e Nedved, che convinsero Agnelli, erano convinti che la rosa della Juventus era competitiva e che andava cambiato poco per la programmazione futura. Esatto, Quindi, vedute infatti, differenti, allora, addio con il benestare anche della tifoseria, ricordiamolo, perché sì, Allegri giocava male e vinceva, ma veniva per questo criticato. assolutamente sì, ma allora c'è da dire questa cosa qua, io il ritorno di Allegri lo vedo male per la Juventus sotto parecchi punti di vista, Molto interessante il tuo punto di vista. per il semplice fatto che sarebbe una sconfessione totale della volontà di Paratici e Nedved, che praticamente lo hanno fatto fuori e hanno convinto Agnelli a farlo fuori, quindi sarebbe poi una convivenza anche abbastanza difficile, quindi se dovesse tornare Allegri immagino che Nedved e Paratici dovranno farsi da parte, e mi sembra una cosa al Non la momento, vedo così, lo sai. a me mi sembra una cosa abbastanza difficile da far coniugare di nuovo, cioè comunque un punto a sfavore per il ritorno di Allegri alla Juventus, mi sembra una cosa abbastanza forte, cioè comunque far tornare Allegri e comunque far coesistere coloro che lo hanno mandato via, convincendo Agnelli, quindi come ho già detto Paratici e Nedved, è una soluzione che al momento mi sembra abbastanza lontana, ma in termini oltre che realizzativi, proprio in termini di stile della Juventus, perché richiamare Allegri, come dicevo prima, sarebbe uno sconfessamento totale di quella che è stata poi la linea seguita con Sarri prima e Pirlo poi, Ne quindi sentite le parole al miele di Allegri verso la Juventus a come potrebbe non Sky? avere parole al miele per la Juventus, però? Beh, però te posso dire una cosa. Dal Non stanno ad momento. indicare un ritorno, secondo me. Ma stanno No, semplicemente però a me ha dato l'impressione che ha lanciato dei segnali distensivi? La dei vuoi segnali mettere? distensivi, come a dire, perché poi gli hanno fatto la domanda futuro, che okay, ha detto io, Italia, estero, lo sa pure lui benissimo che c'è ancora attualmente Real Madrid su di lui. Però lui non ha escluso assolutamente nulla, anche se ha detto Certo. Pirlo attualmente è parole di circostanza, Pirlo attualmente è Ovvio. l'allenatore della Juventus, Cosa deve però dire?
poteva benissimo dire, che ne so, poteva lanciare dei segnali opposti e dire no, io alla Juventus ormai quello che ho dato, alla Juventus non ci vado più, punto. Secondo me è semplicemente che, ok, magari dice dovesse arrivarmi la proposta della Juventus, potrei valutarla. Potrei pensarci, assolutamente sì, poi comunque sta sempre all'allenatore decidere se tornare o meno. Però, ripeto, non so quanto la Juventus possa trovare giovamento in questo ritorno eventuale di Massimiliano Allegri. Stavo dicendo, Agnelli poi dovrebbe sconfessare completamente le scelte fatte nei due anni successivi alla dipartita, diciamo, in maniera ovviamente calcistica di Massimiliano Allegri, perché comunque poi arriva Sarri, che è un promotore del bel gioco, non mi veniva il termine, e che non ha mai completamente fatto. Ok, però era una filosofia completamente opposta diversa a quella molto pragmatica e soprattutto possiamo definire risultatista, cioè quindi proprio che va solo al risultato. 1-0. Esatto. 1-0 anche vinta all'89esimo. Che è quella la mentalità invece di Massimiliano Allegri. Quindi due cose completamente opposte. Seguita poi, scusami, con Andrea Pirlo, perché comunque Sarri poi è stato esonerato, viene chiamato Pirlo. Che non è minimamente paragonabile ad Allegri, anzi secondo Non è paragonabile ad Allegri ed è molto più vicino a Maurizio Sarri. Quindi comunque è una continuità questa della Juventus. No. Per quanto riguarda il bel gioco però, perché comunque non sono allenatori che vanno a dire la mia squadra deve vincere, vanno a dire la Pirlo mia squadra ancora deve giocare bene. Pirlo ancora in questo, guarda, non so così convinto. Però aspetta, lo vedo anche un Pirlo, po' vicino ad Allegri, Pirlo. Pirlo però c'ha anche tutte le attenuanti del caso, perché è la prima esperienza in panchina. E infatti posso anche dirti che attualmente ancora l'identità precisa dobbiamo capirla. Ok, però per stessa ammissione di Andrea Pirlo, il suo stile è molto vicino a quella di Guardiola. Quindi per definirsi un guardiolista non credo si possa definire vicino a Massimiliano Allegri, perché sono due cose che lo stanno proprio nella stessa frase. I giornali invece lo hanno avvicinato più a Maurizio Sarri. Ok, appunto ti sto dicendo comunque... No, a Massimiliano Allegri, Allegri dici. Scusami. Magari per la gestione, forse, dei campioni in rosa e quant'altro, però secondo me sono due stili di gioco, quello che offre Pirlo, che magari vorrebbe offrire nelle sue intenzioni, rispetto a quello di Massimiliano Allegri, completamente diversi. Io non ci vedo vicino a Sarri o a Guardiola, Pirlo, onestamente. Secondo me, perché non ha avuto i mezzi quest'anno, o magari la capacità, chissà, per potersi esprimere sui livelli che vorrebbe lui. È tutto da vedere. Comunque magari la prima esperienza da allenatore può essere un pochino traumatica, l'ha dimostrato comunque la Juventus quest'anno tra alti e bassi. Non è facile per un allenatore esordiente dimostrare tutto e subito, quindi magari chissà in un futuro vediamo Pirlo vicino a Guardiola o vicino a Sarri, o comunque fautore di un bel gioco, questo chissà. Non lo possiamo sapere. Non lo possiamo sapere, però comunque per quanto riguarda Allegri, come ho dato dei contro, diciamo, al ritorno alla Juventus, c'è un pro, se così lo possiamo definire. La Juventus con i ritorni c'ha delle, diciamo, buone possibilità, nel senso c'è stato un Lippi bis che mi viene in mente, che comunque dal 2001 al 2004 ha portato dei discreti risultati. E un Trapattoni bis, andando un pochino più indietro, dal 91 al 94, se non ricordo male. Quindi comunque c'è anche questa assonanza con i numeri. 91-94. Di solito si dice, tu stai 2001-2004, 2021. 2024. 2024, chissà, potrebbe essere un nuovo triennio questo per Allegri. Non so che dirti, però onestamente... Piccola curiosità dei numeri, insomma. No, piccola curiosità dei numeri, assolutamente sì. Più che altro un parere rapido sul fatto che i tifosi sono passati dall'odiarlo al rivolerlo. Quando mancano i risultati... Si sono resi conto... Cioè, la Juventus secondo me, e poi te lascio parlare, vediamo se la pensi con me, ha fatto il passo, la Juventus, i tifosi hanno fatto il passo più lungo della gamba, perché quando vinci e non convinci, e vinci 1-0 all'88esimo per dire, tu vinci ma non te basta, vuoi fare lo step successivo, pensavano di farlo con Sarri, è fallito. Evidentemente con Pirlo hanno fatto una scelta completamente diversa per aprire un nuovo ciclo, anche in questo caso, se sono resi conto guardando i risultati... Che non va. Ma certo, e quindi dice: qua non si può più rischiare. Qua tocca ritornare sulle tradizioni e sulle origini, perché così
col pragma, evidentemente hanno capito che la Juventus è una squadra Pragmatica. pragmatica, che Esatto. non può pretendere di più, che non si può permettere di esprimere il gioco di Sarri e non si può permettere di inventarsi altre cose, anche perché sulla piazza per la prossima Non stagione c'è moltissima Spalletti, scelta. Non lo so, perché ha fatto sinceramente. sta faccia? Perché la Non ce lo Juventus vedrai non ce mai. lo vedo proprio. Non ce lo vedi? No, non ce lo vedo proprio Quarto allenatore sicuro, della. la Champions la Non ce lo prende. vedo allenatore della Juventus, sinceramente, No, non manco ce lo io vedo, non ce lo vedo onestamente. proprio. E non mi vengono in Ma mente non ce lo vedo, altri. ma non per modo di allenare, perché anzi, forse sarebbe il giusto compromesso per la Juventus tra il bel gioco e la gestione all'italiana, cioè comunque che Esatto. vada un pochino al risultato. È proprio forse per il passato di Spalletti e forse per uno stile che non è propriamente della Juventus, forse un pochino esuberante, un pochino eccentrico, se così possiamo dire, la Juventus tollera ben poco questo tipo di atteggiamenti, quindi non credo che sia una scelta primaria per la Juventus. Per quanto riguarda, aspetta, però, mi avevi fatto una Sui domanda tifosi. sui tifosi, esatto. I tifosi, però, giustamente vanno a guardare gli ultimi risultati importanti che hanno ottenuto. Gli ultimi importantissimi, al di là di Maurizio Sarri, che comunque lo scudetto sì, l'ha vinto, ma l'abbiamo visto un po' tutti quanti, non ha convinto nessuno. C'era Massimiliano Allegri, e Se quindi di stava meglio quando conseguenza se stava peggio. si stava meglio quando si stava peggio. E poi è normale che si torni indietro a pensare. Quali sono state le cose migliori fatte? Vai a guardare chi c'era. C'era Allegri. E Quello quindi è che hai normale. odiato diventa quello che in realtà negli Fai ultimi qualche anni passo hai di più indietro. amato, no? Con Allegri, due finali di Certo. Champions, eh? Con Allegri due finali di Non l'hanno Champions. vinte, E però perlomeno ci sono forse. arrivati. E forse anche Perlomeno per non uscivi col questo. Porto o con Lione. È anche per questo che forse la Juventus, no, i tifosi della Juventus vanno a pensare proprio a quello, perché quello che manca alla Juventus è che L'allenatore vogliono più da tutti. Champions è lui. Sì, esatto, ma vogliono la Champions League, indubbiamente. Quindi, magari pensando ad un ritorno di Allegri, dice forse completiamo quel piccolo step che ci è mancato per Ma io ti dico una fare cosa. nostra quella cosa che vogliamo tutti quanti. Nella vita si dice non c'è due senza tre. E Esatto, questo è capace che esatto. riarriva in finale E magari la e la terza volta riperde ci arriva. no, e la riperde un'altra Non c'è volta. due senza In quel tre. caso poi i tifosi che dicono? Però perlomeno ti dicono: ok, però ci ha portato un'altra volta in finale e ci abbiamo provato. Vuoi aggiungere qualcosa? No, Ci no, no, siamo direi che dilungati ci siamo parecchio. dilungati Fateci sapere la abbastanza. vostra qui sotto nei commenti. Vi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a entrambi i canali, profili social, se li siete ancora presi, continuo consigliati. Alla prossima. Con un nuovo video. Ciao. Ciao, regà!